Salve ragazzi, ed eccoci qui con me, vi avevo detto nell'inizio della tappa nel GP di Marsiglia con i nostri ciclisti. Vediamo, dobbiamo fare questo giro, 139 km, anche se dice 138 ma è un appunto 9. E abbiamo bisogno di esperti scalatori in questa questo giro. Quindi, infatti mettiamo montagna, mettiamo i più esperti. Sono in buona forma i nostri, come si chiama? I nostri ciclisti. Diciamo mi è andati a scegliere un po' più per forma. Io farei proprio così, sceglierei. Non so perché mi ha preso lui, anche se ne potremmo prendere altri. Vediamo, vabbè, lui è forte, quindi dobbiamo per forza prenderlo. Ok, questa è la squadra scelta, già in automatico, però ho fatto dei cambiamenti. Anche se abbiamo lui con una forma media, ma posso dire una media più piatta, ma noi andiamo avanti. Ok, dobbiamo scegliere il telaio. I telai sono tutti uguali, da come ho visto. Se ci sono cambi differenti, ditemelo. Ok, io sceglierei questa qua, la Senyon. Abbiamo detto abbiamo molta montagna, quindi io metterei le stripes sia sull'anteriore che sulle posteriori. Caschetta, pare non c'è differenza. Configurazioni, non so cosa. Settaggi, la C1 è pianura, salita, cronometro. Io le tengo tutti sulla C1. Pianura 23. Ma penso la C1 sia la migliore. Cioè la C3 e C2 non c'è differenza. Ma queste qua io non le capisco. Quindi se qualcuno le sa, le dica. Ok, passiamo in corsa 3D. Ah, dobbiamo naturalmente ritmo scarso. Ottimo. Ok, abbiamo un leader, un velocista. Due liberi. Magari lui lo mettiamo come libero e lui lo mettiamo come velocista. Non credete? E tutto il resto sono gregari. Due liberi, due velocisti, un leader, tre gregari. Bah, vedremo tutto in questa corsa. Sì, ci servono esperti scalatori, da come potete ben vedere. Non c'è nulla di pianeggiante, quindi non ci serve il pianeggiante. Ok, i favoriti del giorno. Non ci sono i nostri. Noi dove siamo? La RKP. Andiamo a RKP. Intanto metto in carica. Dai, anche i comandi, se qualcuno li conosce, me li dica, perché neanche quelli conosco. Ti conosco in poco. Cioè giusto un giorno ci ho giocato. Quindi pensate cosa possa. No, non è che ci ho giocato un giorno, ci ho giocato una sera per tipo 2 ore e basta. Quindi se li conoscete, ditemeli. Ok, intanto siamo sponsorizzati di Rally. Ok, impegnato nella corsa. I favoriti del giorno non c'è nessuno dei nostri, perché abbiamo una squadra leggermente scarsa. Naturalmente tutti giovani, spero che faremo qualcosa di utile. Ok, io scommetto che ce la faremo tra i primi 50. Dovremmo farlo. Certo, ci serve anche qualche esperto in discesa. Vabbè, se uno scala, cioè con gli esperti in montagna, devono essere esperti anche in discesa. Cioè più o meno così dovrebbe funzionare la situazione. Ma adesso vedremo. Intanto texture sì, guardate le texture dei ciclisti, che sono circa 189, e speriamo di non fare brutte figure. Spezzare la catena del Greetings to all. Okay, intanto it's an undulating route, so it will be a tactical race. We should have sun along the whole length of the route. C'è l'altra volta era diverso. Ok, Caruso, se non erro, è il nostro leader. Ok, io metterei delle andature un po' basse. Mi sapete indicare anche rosso e giallo, ancora sto stai indietro e ancora più indietro, 60, tutti quanti 60, non voglio farli stancare.
Grazie avanti a tutto, eccolo qui, come possiamo ben vedere. Al primo posto c'è il cono Ballonhouse, che non ho potuto fare neanche io. Ok, Caruso, non fare brutte figure. 139 km. Ok, il nostro Caruso parte, mantiene la posizione naturalmente come gli è stato chiesto dalla squadra. Non cerchiamo di recuperare le posizioni, ma cerchiamo di conservare energie. Vediamo, ci troviamo in una piccola scalata fra non molto. Abbiamo una macchina avanti, vediamo un po' indietro chi si dice. Si stanno cercando di recuperare, ma secondo me sarebbe un po' meglio recuperare. Sì, perché c'è gente un po' troppo indietro. Quindi io direi di fare tipo così. He's launching an attack! There's not much hope in it succeeding, but at least his family gets to see him on TV! Anche tu. Avanti, anche tu punta avanti. Ok, intanto c'è già un gruppo in fuga che ha già, cioè, distaccato di 23 secondi, tra cui il leader Kenzo. The pack is back on level terms with the breakaway group. Ok, il nostro leader adesso dovrà un po' scattare, dovremo recuperare ciò che abbiamo perso. Breakaway. Vai Caruso. Ok, il tempo si sta alzando con il gruppo in distacco. Ok, battiti salgono tipo a 195. Il nostro Caruso si batte in uno scontro per recuperare il gruppo di testa. Ma noi abbassiamo adesso il ritmo perché abbiamo sprecato la maggior parte delle nostre energie. Intanto qui stiamo recuperando. Alziamo tutti i ritmi, 70 circa. Dai, vai, vai, alza. Some team managers mustn't appreciate the fact that there is a breakaway, given that the pack has increased its speed. Things are heating up in front. The escapees have surrendered. The pack gave them no chance. Sì, abbiamo fatto partire un po' troppo lenti. A small group of riders are trying to get clear of the bunch. Intanto il nostro Caruso, ed eccolo qui che sta con il gruppo di testa e non si risparmia, infatti cerca di. There's an attack in the leading group. Some riders were not giving it their all and sharing the pace. Da soli, ma meglio non consumare energie, infatti mi trattengo. Ok, però riusciamo a passare lo stesso, vediamo se riusciamo a metterci. No, abbiamo fatto un distacco di 10 secondi, anche se ci stanno preparando, penso. Ok, intanto la mia squadra sta recuperando. Tu abbasso un po' di tutti, abbasso, stai stancando. Intanto Caruso vorrei far recuperarlo. Non so, ok, ti dà questo momento. Magari dai, facciamo fare lo scatto a Caruso, che è il nostro leader, che di andare a recuperare di testa, che a 21 secondi 15 14. Grande Caruso. Ok, basta, ti ruota. Okay, facciamo passare la nostra squadra, intanto ha recuperato tutta quanta. Ok, ci siamo fatti tutti quanti avanti, siamo ragazzi. Ok, abbiamo recuperato. Ok, conserviamo energie, soprattutto te Caruso, devi recuperare. Well, we can see that the pack is increasing the pace. It's going to be difficult to break away now. Poi faremo lo scatto finale. Intanto siamo ancora all'inizio, quindi non possiamo permetterci di consumare troppe energie. Teniamo tutti dietro in questo modo. Ok. Ok, i battiti del cuore sono ancora alti per il nostro Caruso. Sono 170, ma si stanno abbassando. Intanto chi è lui? Lui. Ok, abbassiamo un po' i ritmi, ragazzi. Alto, scendiamo sotto i 70, 66 vanno bene, no, basso. Ok, tra poco non ancora. Ok, Caruso si è messo di fianco ai suoi amici. Ok,
soltanto qualcuno stava perdendo. Sì, eh? Ok. Naturalmente dovranno bloccare tutti. Caruso, che è il leader, si trova qua dietro. Si è messo Costantino davanti a tutti, che adesso... The pace has slowed somewhat. It's perhaps due to fatigue, but I'd bet on some sort of tactical choice. Il passo è lento, ma non ci interessa. Dobbiamo conservare l'energia, anche se vorrei fare uno scatto con... Rodriguez, vediamo un po' le sue energie. Bah, sono abbastanza alte per dirigersi avanti da solo. Magari facciamo fare uno scatto da solo. Ok, magari si fa un po' di vantaggio, dà un po' fastidio a quelli dietro. Anche se tutta la squadra si è puntata ad andare avanti. Ok, infatti abbiamo sprecato tutte le energie e ci scendiamo. Qua ci guarda. Ok, vediamo un po'. They're moving along at a fair lick. Okay, you've just got to hang on. Dirige il gruppo imparendo un'andatura spedita. Ok. Caruso, recuperami qualcosa, dai. Costantino, che sta avanti a tutto, lui potrebbe anche dirigere lui la zona. L'andatura la poteva dirigere lui, ma meglio che rallenti. Ok, teniamo un'andatura bassa. Magari Caruso la scendiamo, la scendiamo sui 66. Sì, sta finendo anche l'acqua, sta finendo. Ok, manteniamo l'andatura. Cerchiamo di non sprecare molte energie, perché ci serviranno. Ci serviranno sullo scatto finale, che è tutto in discesa. E io lì pecco, perché io riesco ad arrivare in vantaggio. Abbiamo fatto una barriera, abbiamo fatto. Sì, perché nessuno può sorpassarci in questo momento. Ottimo. Anche se veramente meglio mettere un leader in questo momento. Magari Costantino lo facciamo. Facciamo prendere un po' d'acqua. Dai, tira, ti vai a prendere l'acqua. Magari anche Silvia. E l'Anes guida il gruppo. The tempo has slowed down. Something might be cooking. Beh, anche se non ho migliorato l'andatura, lo deve guidare il gruppo in questo momento. Adesso c'è la scalata, una, diciamo, la prima scalata. Che cosa qua non la posso considerare una scalata molto grande. Ok, Costantino, dov'è intanto? Oh, l'acqua devi prendere, bello. Fai passare un po' d'acqua. Stai facendo passare tutti quanti. Ma fate gli scherzi. Mamma mia, quanto devono prendere l'acqua, veramente. Perdono sempre tutto questo tempo. Ok. Dai, pezzi. Costantino, è arrivata l'acqua? Ma io l'acqua non l'ho. Infatti non l'hanno preso. Stanno accelerando anche. Peloton has definitely accelerated, meaning that an attack is highly unlikely. Tanto il nostro Carusone qui, il nostro Dubresian sta mantenendo il ritmo. Sarebbe un velocista. O è libero. Ok, so che ci stanno recuperando. Tipo chi deve bere l'acqua oramai, sai tu, okay, tu ti vai a prendere l'acqua, te la vai a prendere anche tu,
the pack is quick in the pace. We're into the second half of the race. The riders are going to be more and more on their guard. Spreca tutte le energie, vediamo quanto riesce a mantenere. Veramente siamo noi che siamo sfiniti ormai. Il ritmo nostro è un po' troppo veloce. Guarda come scattano sulla destra. Attack! It's a good moment to show the team colors. Several riders are attempting to break away. Caruso dovrebbe comandare lui? No, sono scattati in avanti. Sono a 16 secondi, li vogliamo andare a recuperare. Anche lui deve andare a prendere l'acqua. Anche lui, l'ha richiesta. Il nostro Caruso ne è rimasto invece in assenza. Però non so chi metterci avanti. There's a rider trying to break away from the bunch. Ok, il gruppo di corridori che attaccano, questi sono i loro nomi. Ok. The little promenade is over. The group has been overhauled. Però Caruso era riuscito a recuperarli. Anche se stiamo perdendo oramai perché non ce la fanno più. Abbiamo bisogno d'acqua. Ok. Del ritmo. Intanto stiamo cercando di fare il tutto possibile senza sprecare troppe energie. Dai, Caru, prendi acqua. The riders have upped the pace. Oh, mi sta tamponando. Con calma. Sei in A1. Com'è che hai perso tutta questa? Perché non recuperi un po'? The group is slowly thinning out due, due, due. 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 Probabilmente lui. An attack is launched. E sta cercando di andare avanti senza sprecare energia. Noi ci serve Carusone in avanti. Ok, tanto infatti recupereremo in questo modo. Vediamo. Dai, spingi Caruso. There's a sustained rhythm at the moment. Some riders definitely won't be able to keep up. The current pace is a bit too docile for some riders who are looking to create a breakaway. The pack has just reeled in the escape group. Ok, 24 secondi dall'inizio, dai primi, infatti adesso stiamo recuperando pian piano. Ok, il gruppo, bravo Costantino, vediamo Carusone, Carusone. Mamma mia, quanto indietro. Okay. There we go, that's two thirds of the race behind us. Ok, non so, il gioco sembra brutto ma è difficile, ve lo ammetto. Intanto siamo molto indietro con il nostro Caruso. Fatti avanti, teniamo. The riders have taken their foot off the accelerator. Either they're getting a bit hot or they're saving themselves for the final dash. Sì. Siamo riusciti a tumble il nostro ritmo, siamo ritornati di nuovo primi. Ci manca, vediamo, abbiamo Rodrigo, Swain, Lanas. Abbiamo bisogno di dire Caruso. Caruso è il nostro leader, abbiamo bisogno del nostro leader. Infatti sta andando più veloce possibile, sta recuperando. Come potete ben vedere è un ritmo molto più alto di tutti quanti gli altri. Dovrà recuperare la squadra e supportarla in avanti, perché il nostro Costantino oramai si sta stancando. Veramente è ancora un buon gruppo, fa ancora uno scatto energetico, ma la squadra iniziale è molto bassa. Infatti io direi di abbassarlo un po', questo è 70. Poverino, 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 veramente non riesce
Shadowrun has definitely accelerated, meaning that an attack is highly unlikely. Macleast, chi sei? Ma cosa del genere, no? Cioè, non ti puoi fare uno scatto molto libri di questi. Ah, intanto in uno il Costantino sta cercando di distanziare tutti. Con Caruso che oramai è ritornato in zona, perfetto. The little promenade is over! The group has been overhauled! Mi era piaciuto è che Costantino ha cercato di... Ma anche io lo farei riposare, anche se stanno tentando di assaltarci l'Anas. Dai. Dai un po' spazio a Costantino, magari punto di bravanti. Ok. Perfetto. Maclist... Pace is really hot, so for the moment we shouldn't see too many attacks. Ancora più lontana, 4. Cioè, che vengono a correre a fare? Ok, non esiste più il buco di testa. Carosone. Ed eccolo qui il nostro Caruso. Ok, sta conservando energia. Ok, vediamo chi possiamo far scattare. Dove è Titanias? Noi dobbiamo passargli. Lui potrebbe far male in questo. Dobbiamo farlo riposare. Ok, sta andando abbastanza bene. Stiamo e vero, siamo ancora troppo in siamo ancora attaccati a noi. Il problema, la mia paura è che potrei perdere la fine. Ok, passiamo il ritmo. Perché mo li vedete attaccati e attaccati, però quelli poi fanno lo scatto finale e io non so quando lo devo fare. Fisher goes onto the attack. Fifteen kilometers to the finish line. La discesa, perché manca pochissimo. Manca pochissimo, infatti ho fatto tutto uno scatto di energia. Victor, Victor che era il mio ex cantiamo tutti i ritmi al massimo. Those guys up front aren't going to be making too many friends today. A fall has just happened in the peloton. Several riders are on the ground. We're into the last 5 kilometers. L'ultimo sangue. Okay. È un gioco abbastanza difficile perché non è facile gestire quando devi scattare, che energia rimanerli. Tipo io non li ho buttati al massimo perché stavo perdendo. Ci troviamo veramente molto indietro. Siamo tipo tra i primi 10, ce la facciamo? No, perché stanno scattando adesso. Io avevo detto tra i primi 50 speravo alla mia classificazione. Molti sono riusciti a fare lo scatto finale, noi no perché siamo stanchi purtroppo. Niente, però ce la poteva fare lo scatto. A solo victory for Artificial. I vincitori, io alzeremo più la velocità. Ok, siamo per 8. Speriamo tra i primi 50.
nostri ciclisti continuano molto molto. And here are the race highlights that we've selected for you. Vedete quanto vantaggio si era riuscito a fare, si vede che il giorno è molto più forte di noi, si trovata normale. Ok, intanto andiamo alla pagina dei risultati. Vediamo un po'. FDG realizza la doppia. Ok, vediamo il Brighton. Quarantasettesimo Rodriguez. Ok, ce l'abbiamo fatta del 50. Sì, perché poi abbiamo Pitains e Dunabedia e penso vicino Carusone. Caruso Costantino. No, io Caruso l'avevo ricordato più avanti. 71esimo, quindi avevamo più avanti altri ciclisti. Beh, tra i primi 50 ce l'ho fatta ad entrare, il mio obiettivo, perché comunque non sono bravo, vorrei mettere il gioco su facile, vi dico la verità. Ma queste sono le mie capacità attuali, consideriamo che abbiamo tutti ciclisti giovani, nessun ciclista super esperto. Vediamo infatti questo Arthur Victor, 24 anni, infatti già è molto più forte, noi siamo tutti ragazzini. Non è che è facile vincere contro questo tipo di come si chiamano? Ciclisti. Infatti c'ha tipo 79 in accelerazione, noi già averne più di 65 e tanto. Quindi io andrei avanti proprio così e ci ritroviamo in questa schermata del 27, abbiamo letto, ok. Le prossime saranno il 6 febbraio. Se vi piace questo gioco mettete pollice in su come sempre e andrà avanti questa carriera finché non finiremo la stagione 2013, perché è un gioco che mi piace molto anche se non ci sto a giocare più di tanto. Ragazzi, per questo episodio è tutto, arrivederci.